purtroppo noi siamo ancora dentro all'agenda delle priorità della Seconda Repubblica, perché per vent'anni ci hanno raccontato che Cassana era più poteri alle regioni, federalismo, più poteri al premier, premierato forte, basta con questo parlamento per non perdere tempo, e poi occasionalmente obiettivi contro cui prendersela, no? Reati, criminalità di strada, l'emergenza sicurezza, un paese che non è mai stato sicuro come negli ultimi vent'anni, dove i principi non fanno discendere, dove se uno pensa a quanta gente veniva ammazzata negli anni 60 e 70 e quanta viene ammazzata oggi, allora lì comunque si rende conto che non siamo affatto un paese insicuro, e poi ci sono degli studi che interpellano la gente, fanno la prima domanda, secondo lei l'Italia è sicura o non è sicura, e tutti avendo sentito per vent'anni questa propaganda rispondono siamo un paese insicuro, dopodiché mi domandano ma nel suo quartiere lei si sente insicuro? No. Ma lei ha subito degli episodi che la gran parte dice di no? Però generalmente si ritiene che non siamo sicuri, mentre siamo molto più sicuri di altri paesi e siamo molto più sicuri di quello che dovremmo dare fa, che non significa che non c'è criminalità, certo che c'è criminalità, è certo che è sempre qualcuno che conosce qualcun altro che ha subito violenze, minacce, stupri, scippi, ci mangiano un altro motorino, macchina, no, perché non c'è più, ma per estraire, altrimenti figuriamoci. Però la sproporzione tra la realtà e il vantaggio che c'è stato in questi vent'anni sulla sicurezza ci fa capire che ci hanno orientato su falsi motivi. E succede fortemente del ministro dell'interno che dice che era abolito il reato di clandestinità di 600 mila clandestini. Arrivavano anche quando c'era il reato di clandestinità perché non sapevano benissimo dai loro connazionali che erano già qua, che erano in clandestinità, non significava nient'altro che intasare i tribunali di fascicoli per un delitto che non prevedeva pena, praticamente era impossibile da processare, perché intasava semplicemente le procure dei tribunali, però questo spauracchio continuo è stato un ottimo spaventapasseri per farci concentrare l'attenzione su dei falsi problemi, o su dei problemi minori, o su dei problemi che non hanno soluzione, che hanno consentito a tanti politici, a tanti partiti di campare promettendo soluzioni facili, mentre soluzioni non ce ne sono molto difficili, sono molto lente. Investimenti che noi non possiamo fermarci. Quindi noi siamo andati dietro a false priorità e abbiamo completamente dimenticato le vere priorità che poi la crisi finanziaria ci ha costretti a vedere. Sono diventate talmente impellenti che oggi si chiedete qualcuno qual è la sua priorità, di solito indica una priorità che è lontana, e lo sappiamo benissimo quali sono le priorità, sono il lavoro, le imprese che chiudono, la gente che non ha più occupazione, il fatto che chi ha un'occupazione di solito c'è la precaria, il fatto che abbiamo i salari più bassi d'Europa, il fatto che abbiamo tutto il lavoro più alto d'Europa, il fatto che i pochi che pagano le tasse ne pagano molti di più, quelli che pagano nel resto d'Europa, perché nel resto d'Europa di solito li pagano tutti o quasi, e quindi lo sappiamo se è questo, l'esodo dei cervelli, i ragazzi che non hanno prospettive. Queste sono le priorità, l'edilizia lenta perché è stata distrutta per vent'anni, è stata resa lenta appositamente per propiziare le iscrizioni, signori, e trattamenti pietosi, poveracci, l'iscrizione è una amnistia selettiva, necessitaria, razziale quasi. Quindi io non credo di essere portatore di priorità particolarmente originali.
sa quello che si dovrebbe fare, lo sanno tutti quello che si dovrebbe fare. Se non lo sanno, basterebbe guardare come si regolano nei paesi che funzionano un po' meglio o meno peggio del nostro per capire quello che si dovrebbe fare. Con tutti qualche esperienza di qualche viaggio, di qualche vacanza all'estero, sappiamo benissimo quello che succede negli altri paesi. Sono paesi che hanno un monumento e lo valorizzano al 100%, noi sappiamo fosse l'85% del patrimonio artistico mondiale e non lo valorizziamo, per esempio. Come far puntare un'attrattiva turistica a spegnere quei paesi che non ne hanno di attrattive turistiche, che pure magari hanno un solo museo e riescono a farci andare in debito di quelli che noi riusciamo a far andare ai musei vaticani o a Uffizi perché abbiamo musei chiusi, o a Pompei perché facciamo crollare tutto. Il personale si dedica soprattutto ai segreti giornalisti per impedirgli di prendere il degrado che c'è a Pompei. Abbiamo una situazione del ciclo dei rifiuti spaventosa, come funziona che gli altri paesi non sono messi come siamo messi noi in grandi monetari, semplicemente perché gli altri paesi seguono le regole europee sul ciclo dei rifiuti, per cui bruciano pochissimo, per cui cercano di fare una differenziata seria, se cercano di smaltire, di riciclare, cercano di non produrre nemmeno ciò che non è riciclabile. Schwarzenegger non è che sia un genio della politica, eppure diciamo che è uno degli artefici di una politica dei rifiuti in California, quando è stato governatore, che è vista come un modello per tutto il mondo, non perché c'è Schwarzenegger, ma perché c'è evidentemente un sistema, ci sono delle teste delle quali lui si è avvalso che lo hanno aiutato a fare quello che dovremmo fare anche noi se avessimo queste teste, se non le avessimo costrette a emigrare o se non le tenessimo ridotte alla fame come teniamo i nostri migliori cervelli. Quindi il problema nostro non è trovare qualcuno che sappia che cosa si deve fare, lo sa benissimo anche Renzi quello che bisogna fare, ma lo sa anche Berlusconi, lo sa pure la Santanché, lo sa pure la Vicerra, vabbè la Vicerra non esageriamo. Cerno si è laureata con una tesi su Ciriaco De Mita, quindi io mi sono sempre domandato come ti viene in mente, ma quanti anni avrà lui? 18, ma come ti viene in mente a 18 anni? E dire su cosa vuoi fare la tesi signorina? Su Ciriaco De Mita, il mio idolo, ma come ti viene in mente? A 18 anni già con fan di Ciriaco De Mita, poi dicevo che uno sia quella che abbiamo visto ieri sera. Ma diciamo, lo sanno tutti quello che bisogna fare in Italia, lo sanno tutti che per combattere l'evasione fiscale bisogna mettere in galera gli evasori fiscali, cioè non è mica un mistero, gli altri paesi non hanno evasione fiscale oltre un certo range, proprio perché li ficcano dentro e quindi la gente per paura di finire dentro tendenzialmente non evade.